piaceva vivere un po' libero per le montagne, in motocicletta, dormivo nella tenda, capito? Però in fondo dico, vabbè, magari lo provo a fare, magari non lo riesco a fare, magari che ne so, quasi speri che non vada bene. No, c'è un disegno che devi passare. Essere scultore in primo posto, oppure di essere artista, non avevo nessuna intenzione. Forse ho fatto l'accademia perché era l'unico posto, e l'ho fatta anche con passione, l'unico posto che trovavo una libertà notevole, perché prima dell'accademia fai una scuola che sei obbligato a un orario, sei obbligato a fare delle cose, studiare sui libri prima del 68, o avere insegnanti prima del 68, voi che mi fate questa domanda non sapete cos'era. Qualcuno mi viene a cercare col mio nome fuori dall'accademia, quando finisco l'accademia, e non capisco perché cerca me, mi spiega, che chiede al direttore dell'Accademia di Belle Arti chi può fare un monumento grande dal mio nome, ma no perché ero meglio degli altri, non ci penso nemmeno. Soltanto perché mi lanciavo in fare, sai, in accademia si fanno le sculture e poi si ributtano via. È diciamo un esercizio, no? Io le facevo grandi mentre altri le facevano piccole, però ci avevano ragione loro, ma cosa stavo lì a mettere su quei tagli della creta? E allora io vengo a Pietrasanta e mi trovo davanti a un progetto enorme per la città di Filadelfia. È uno scultore cubista che vive insieme a Picasso, a Modigliani a Parigi, e dopo con l'avvento del nazismo in Europa, lui scappa e va in Stati Uniti. E quindi è già Clipschitz, è un cubista, uno dei primi cubisti. È il collegamento che mi viene fatto con gli Stati Uniti. Incomincio a conoscere gente degli Stati Uniti, la scultura va in una piazza di Filadelfia. Conosco le accademie di belle arti lì che mi vengono a trovare l'estate perché faccio un monumento così grande. Metto insieme un monumento per il Columbia University. Quindi conosco il rettore della facoltà di legge. Mi vengono a trovare. Diventa un mondo che io dall'America ci sono tirato dentro. Mi ricordo che quando ero negli Stati Uniti i primi tempi venivano anche altri artisti italiani per cercare di far fortuna. E andavano a cercare le gallerie e volevano essere, se passi, passi, se non passi, non passi. E non c'è né la qualità, né perché puoi vedere le foto, né perché non le fai vedere. È una lotteria, se ti tocca, ti tocca, se non ti tocca è lo stesso. Però dopodiché hai bisogno, sei nell'arte, hai fatto robe anche come monumenti che non mi riguardava la mia poetica. Però poi hai esigenza di trovare una tua scoperta o di essere nell'arte per qualche cosa. E di lì arrivo allo sbiancamento dei quadri o a lavorare internamente al volume della scultura. Ma è sempre un concetto. Il mio linguaggio è mio, punto. Questa è la scoperta. Non è facile, eh? Non è che ci arrivi a 30 anni, non è che c'è l'artista giovane, il giovane artista. I giovani artisti, anche se sono buoni, sono come primizie, sono sempre insipidi. Diciamo, il disegno è la prima cosa che faccio, poi lo realizzo su tela, con i colori, tutta una roba. Sì, è quello lì che mi piace, è il primo concetto di trovare la cosa, è quello lì, no? La dimensione, sì, vabbè, se uno ti ordina una cosa grossa, la fai perché magari ti eccita a fare quello lì, ma oggigiorno prendi aiuti, e io quella lì, una cosa di una certa dimensione me la faccio per conto mio, cioè, è l'idea, è quello che voglio dire che è più importante, di come lo dico, della capacità tecnica di farlo. C'è tante persone che sono abilissime nel dipingere, cioè, tantissimi viventi, però fanno delle cose che a me non interessano, però gli riconosco un grande talento, no?
mi dicono: ma quale opera nuova stai facendo? Io lo odio, non faccio un cazzo, non faccio niente, non faccio niente. Ma non lavori, vorrebbero vedere, venire a studio, vedere che c'hai 10 tele nuove, perché che, qual è il motivo? Io non sono una gallina, faccio 2 uova al giorno, non le faccio, non faccio niente. E quello, se non si esce dalla retorica, se non si esce dalla retorica del lavoro, la retorica del produrre, la retorica del successo, ma cosa serve il successo? Ma sei un coglione. Ce n'erano tanti successi, sono morti il giorno dopo. Ah, sapendo.